Ciao, sono Susie Morris. Un altro medium davvero interessante di cui voglio parlarvi è il Medium V. Il Medium V è un additivo inodore a basso contenuto di solvente, ideato per miscelare i colori a olio con l'acqua anziché con la trementina. In poche parole, il Medium V renderà qualsiasi tipo di pittura a olio tradizionale miscelabile con l'acqua. Naturalmente può essere utilizzato anche con colori a olio miscelabili con l'acqua. Il Medium V è realizzato con resina alchidica modificata, cosa che consente di utilizzare l'acqua al posto dei classici solventi. Il Medium V aumenterà anche la brillantezza e la trasparenza del colore dell'olio e armonizzerà il processo di essiccazione. Scoprirete che il Medium V è disponibile sia in bottiglia come liquido che come gel in tubetti. È un ottimo medium da utilizzare per chi ha una forte sensibilità alla trementina, ma è anche un modo molto interessante di usare la pittura a olio. Come per tutti i medium, è importante agitare bene prima dell'uso. Il Medium V va miscelato con colori a olio in un rapporto di una parte di medium e due parti di colore, utilizzando una spatola. Per diluire la vernice può essere aggiunta dell'acqua e dell'altro Medium V. Naturalmente, rendere il colore a olio solubile nell'acqua incide sulle prestazioni delle vernici. Questo può darci la possibilità di sperimentare e ottenere effetti molto diversi. C'è una proprietà che il Medium V ha in comune con le vernici pronte all'uso disponibili in commercio e con molti tipi di colori acrilici. In uno stato ancora non essiccato, i colori a olio miscelati con il Medium V e l'acqua cambiano leggermente colore, apparendo più chiari in termini di tonalità o persino lattosi. Questo effetto dipende dalle sfumature di colore della pittura a olio utilizzata e dalla quantità di acqua aggiunta. Più scura è la pittura a olio e più acqua viene aggiunta, più chiaro sarà il colore della vernice appena utilizzata. Una volta asciutti, i colori riacquisiscono la loro originale brillantezza. L'aggiunta del Medium V alla pittura a olio non modifica la sua resistenza all'acqua dopo l'essiccazione. Di conseguenza, una volta completato il vostro dipinto e averlo fatto asciugare, potrete trattarlo come fareste con qualsiasi altro dipinto a olio. La pulizia è molto semplice e, come sempre, è meglio farla il prima possibile una volta finito di dipingere. Potete lavare i pennelli e qualsiasi altro strumento con acqua e sapone. Non avrete bisogno di nessun altro tipo di solvente tradizionale. Per maggiori informazioni sui prodotti Schmincke, visitate il sito internet. Troverete numerose e approfondite informazioni, dalle schede tecniche di sicurezza alle linee guida su come utilizzare tutti i prodotti Schmincke.